Proprio qualche secondo, eh? Vediamo caricarsi un attimo la diretta. Allora. Allora, tenete conto che quando avrò parlato io stacco il mio microfono, quindi è solamente adesso che tengo il microfono acceso. Ok. Allora, buonasera e benvenuti sul canale streaming di Codice Rosso per un nuovo ciclo di presentazione di testi filosofici. Dopo quello, devo dire, molto partecipato dell'autunno scorso, dovevamo come ospiti, prima di tutto due amici, cioè Ubaldo Fadini e Manlio Leofrida, che presentavano i loro testi. Per la primavera abbiamo scelto un format completamente differente, è quello soprattutto di presentare degli autori innovativi. Noi abbiamo parlato di un nuovo sapere critico italiano e quindi sarà un ciclo dedicato alle novità. Abbiamo scelto tre autori che reputiamo innovativi, interessanti, originali rispetto, come si potrebbe dire, così, a una serie di testi che ci sono venuti davanti agli occhi. Questo non impedisce a nessuno, se fosse interessato a presentare il suo testo sul canale streaming di Codice Rosso, non impedisce assolutamente a nessuno di, come si potrebbe dire, proporsi per un altro ciclo di trasmissione. I nostri tre studiosi innovativi sono Prisca Amoroso, Marco Checchi e Gianluca De Fazio, che presenteremo con cadenza bisettimanale, in modo da dare poi a tutti così, la possibilità di riflettere sui temi di cui abbiamo parlato di volta in volta. Ora, perché abbiamo parlato di nuovo sapere rispetto a cosa? La nostra impressione come redazione. La redazione di una rivista che sostanzialmente è di Cultural Studies, che quindi ha non solo sapere critico ed eccentrico così nelle proprie linee editoriali, ma soprattutto si occupa di antropologia, di filosofia, di sociologia a più livelli, anche spaziando dai nuovi sistemi produttivi all'antropologia del calcio, figuriamoci. Però ciò che ci interessava era interrogare il giovane pensiero italiano dopo soprattutto due grandi assi di crisi. Il primo è quella che abbiamo chiamato la crisi materiale della filosofia italiana, che ormai si ripercuote su un altro paese da oltre 30 anni, che è una crisi di sottofinanziamento, di mancanza di investimento nei dipartimenti, di mancato turnover. E anche di, così potrebbe dire, impossibilità a fare ricerche complesse che fanno fare poi il salto ai giovani autori. Questo è il primo aspetto, una crisi materiale. Successivamente, poi, se preferite, in sovrapposizione, spesso c'è stata anche una crisi di senso, un certo manierismo filosofico, l'incapacità di uscire sostanzialmente da quella che è non solo una narrazione, ma anche una riflessione sui vari livelli di concetti di crisi che conosciamo. Il nostro taglio è completamente diverso. È stato quello appunto di scegliere tre autori che riteniamo positivamente eccentrici rispetto a questo panorama. Il primo, anzi, la prima autrice che presentiamo con grandissimo piacere è in questa rassegna, la prima autrice che esce a nostro avviso così dalla palude della filosofia italiana, così come l'abbiamo conosciuto negli ultimi anni, è Prisca Amoroso con il suo, col suo testo Pensiero terrestre e spazio di gioco, edito per Mimesis nel 2019. Ovviamente, Prisca la ringraziamo e ringraziamo anche la sua discussant Miriam Borgia dell'Università di Bologna, con la quale cominceremo sicuramente una discussione produttiva, che è poi ciò che ci interessa da questo punto di vista qui. Ora, questo testo che ho avuto occasione di leggere durante il weekend, che presenta uno degli aspetti che ritengo importanti di queste presentazioni, è la possibilità di poter dedicare il weekend a un libro. Perché, come sapete,
cioè, oggi anche chi fa lavoro di ricerca come sottoscritto a volte non ha neanche tempo di leggere i testi che lo riguardano, che insomma è una situazione un po' paradossale, però il produttivismo della ricerca è l'altro lato della crisi del pensiero delle scienze umane nel nostro paese. Cioè, da una parte c'è la stagnazione, dall'altra c'è un'iperproduttività che ti fa anche sostanzialmente perdere di senso, di posizione, quello che volete voi. Ora, a mio avviso, ci sono alcuni aspetti che poi chiederò a Prisca di, come si dice, di approfondire, estremamente interessanti. In questo, che è un lavoro che trovo originale, non solo per la riproposizione dell'azionale teorico di Merleau-Ponty, che viene poi così evidenziato dalla introduzione di Manlio Iofrida, che saluto se ci sente. Non c'è solamente questo non, di interessante, cioè il fatto di riprendere l'arsenale teorico di Merleau-Ponty, ma c'è anche e soprattutto una questione ecologica che viene riletta dal punto di vista della centralità del corpo e da una rilettura che io trovo originale del concetto di terra o di terrestre. Poi mi perdonate se sono un po' troppo così, un po' troppo mainstream nella lettura di questo testo. Ora, chiaramente crederei a Prisca esattamente questo, cioè da approfondire questi temi, cioè ovvero sia il tema del corpo del terrestre, sia alla luce della rilettura di Merleau-Ponty, che, ripeto, è vivace e per niente così troppo scolastica, ma anche e soprattutto rispetto a due temi che interessano chi ci ascolta o chi andrà poi a rivedere questa trasmissione, come ormai abbiamo capito di abitudine dei nostri lettori. Cioè, il primo è l'impatto per una rifondazione ecologica di questo genere di lavoro. Il secondo, ovviamente, è un altro aspetto estremamente interessante, sono le possibili ricadute sul campo della formazione e dell'educazione di questo tipo di testo. Quindi sono aspetti, a mio avviso, veramente interessante, quindi ti chiederò di approfondire come preferisci questo genere di temi. Ora, per quanto mi riguarda, passo la parola a Miriam Borgia, che ovviamente farà da discussant di questo tipo di testo, e poi ovviamente la parola passerà a Prisca, che ci farà, io ti chiedo, una presentazione non solo del testo, quindi ancora più oneroso, ma anche del tuo percorso di studi, del tuo percorso di formazione, che ci aiuterà poi ovviamente a capire meglio ciò che è presente nel testo, perché è inutile dirlo, le biografie comunque determinano le bibliografie. Questo è un aspetto che ormai non possiamo più eludere. Quindi Miriam, ti ringrazio della partecipazione e ti passo la parola. Buonasera, ringrazio molto Giosuè, ringrazio Prisca per l'invito, per la fiducia e devo dire che sono d'accordo anche con quanto è stato detto riguardo anche il leggere del testo, perché questo testo io, Giosuè, è stato anche importante la mia formazione, poi filosofica, comunque l'intesa e le tematiche e gli altri problemi. Scusa se ti Miriam, scusa se ti interrompo. C'ho Molto un effetto Robocop. Prova un po'. Allora. Ok. sente meglio adesso? Scusa se ti interrompo di nuovo. Prova a togliere l'immagine, così ci concentriamo sull'audio e vediamo se ti leva un po' di banda, così puoi parlare tranquillamente. Meglio ora? Dicevo, per quanto riguarda la struttura del testo, l'ho trovata veramente anche interessante per il fatto che non c'è ancora.
Mi senti? Sì, ti Miriam, sento. mi senti? Allora, prova un po' a parlare ora. Mi sentite? Ti sento. Ti sento, prova a parlare. Va meglio. Ok. Va meglio ora? Sì. Sì, Ok. Quindi, dicevo, per quanto riguarda, ecco, la struttura del testo, l'avevo trovata particolarmente anche originale, originale anche per il fatto che era praticamente semplificata. Che non si sono di fatto aforistici, sono molto belli, sono particolarmente anche artigianali. Ecco, una... Mi sentite? No, Miriam, non ti sentiamo. Miriam, mi senti? Sì, ti Mi sento. senti? Allora, bisogna che ti faccia una proposta di staccarti, di trovare un altro angolo. Io intanto, faccio parlare Prisca e quando ti riconnetti, quando Prisca ha finito l'intervento, ti faccio intervenire io, va bene? Va bene. Ok, ti ringrazio molto. Ok. Ok, allora. Grazie. No, grazie a te. Allora, vediamo un po'. Allora. Prisca, mi senti? Sì, io sento bene, spero mi sentiate bene anche voi. Sì, tranquillamente. Bene. Allora, facciamo il contrario, nel senso che la discussant interviene successivamente e te ovviamente Va facciamo benissimo. il percorso che avevamo detto precedentemente. Ti ringrazio della pazienza. No, ci mancherebbe. Mi spiace se magari Miriam non ha l'occasione di ascoltare in questo momento, comunque va bene, procedo. Intanto ringrazio la redazione di Codice Rosso, ringrazio Silvano Cacciari e ringrazio anche Miriam per aver accettato di intervenire in questa presentazione. Per me è un'occasione particolarmente felice perché sono esattamente 2 anni che questo libro è uscito, quindi è un'occasione che mi permette anche di ritornare su un percorso che nel frattempo ha avuto un po' il tempo di sedimentarsi, per cui è un ritorno per me anche utile nella, diciamo, nell'ottica di possibili aggiornamenti anche alla luce della discussione che spero avremo oggi. Allora, quando io parlo di questo libro, spesso mi trovo a partire dalla struttura del libro, dal tipo di composizione che ho scelto di dare al libro. E questo non soltanto perché ovviamente per un autore è qualcosa di è un modo facile per rompere il ghiaccio nel parlare di un proprio testo, ma anche e soprattutto perché c'è una forte corrispondenza tra la struttura del libro, che è appunto una struttura, come ora dirò, particolare, e i temi e la proposta di fondo che io provo a fare attraverso di esso. Dico che è una struttura particolare perché il libro si articola in una serie di brevi capitoli che hanno una lunghezza di più o meno 6-7 pagine in media, quindi che cercano di essere il più possibile agevoli, insomma, agili, scorrevoli. E in 4 grandi sezioni. Non c'è quindi una struttura, come dire, un'articolazione classica della proposta in diciamo in macro capitoli, ma si tratta appunto piuttosto di un'accumulazione di suggestioni, di un'accumulazione di proposte che sono tra loro anche in un rapporto di lateralità. Ho cercato in qualche modo di costruire una stratificazione che potesse rendere conto anche come dire, dell'impostazione di fondo anche tematica del libro, che è quella appunto di una, come dire, di una modalità di
di dialogo tra i temi, di dialogo tra le istanze in gioco, e nella quale quindi emerge non tanto una gerarchia stringente nell'articolazione delle varie argomentazioni, ma piuttosto appunto una comunicazione reciproca tra i temi, tra le suggestioni. Effettivamente mi è stato anche chiesto una volta e ci ho riflettuto rispondendo poi positivamente se questo libro non possa essere letto anche saltando da un capitolo all'altro, quindi senza seguirne esattamente l'ordine. Ed effettivamente devo dire che io non l'avevo, non è stata una mia volontà esplicita quella diciamo, di produrre un testo che permettesse questa possibilità al lettore, però effettivamente nel rifletterci a posteriori questa possibilità c'è. È un libro che si presta, cioè, a essere anche, diciamo, permette, ecco, un certo margine di libertà anche al lettore. Questa serie di capitoli, che sono più di 30, quindi sono tanti e brevi, si articola poi in quattro grandi parti che sono dedicate ai due temi che indicava prima Silvano, quindi al corpo e alla terra, e a due modalità di lettura di questi temi, che sono appunto il gioco e l'essere, che danno il titolo alle ultime due sezioni. Per quanto riguarda il corpo, quali sono i nuclei fondamentali del mio discorso sul corpo? Innanzitutto c'è una ricostruzione di una grande e una problematizzazione di quelle grandi premesse moderne del discorso sul corpo che sono riconducibili soprattutto a Cartesio. Faccio riferimento a Cartesio ovviamente con una semplificazione, sia con una semplificazione del discorso stesso di Cartesio, ma anche più in generale faccio una semplificazione anche su ciò che è la modernità e il discorso sul corpo moderno. Sono stati, ovviamente. La modernità stessa ci offre delle alternative forti a Cartesio rispetto a un discorso sul corpo. È scontato pensare in questo caso, per esempio, a Spinoza, che è un autore che continua ancora oggi a parlare con grande potenza al lettore. Ma credo comunque che non sia troppo forzato trovare in questa distinzione che Cartesio fa tra res cogitans e res essentia, una sorta di battesimo della filosofia moderna, di battesimo del pensiero moderno sul corpo, con tutte poi ovviamente le sfumature che andrebbero meglio specificate. Mi sembra anche di non andare troppo lontano da ciò che effettivamente dall'atmosfera che è presente nei discorsi sul corpo, che spesso sentiamo sia in ambito filosofico, ma non soltanto, anche a livello di senso comune o a livello giornalistico, per esempio, se affermo che in qualche modo questa impostazione di una separazione tra un interno e un esterno, tra una res cogitans ed una res essentia, continua in qualche modo ad invischiare anche i nostri discorsi attuali. Tutto sommato, io credo che per quanto tutti sarebbero disposti a dire oggi che di essere lontani dalla concezione meccanicistica del corpo presentata da Cartesio, tuttavia però in questa atmosfera dobbiamo riconoscere di trovarci ancora. E allora la mia proposta è innanzitutto quella di valorizzare la superficie, diciamo di produrre un discorso che valorizzi la superficie del corpo e il suo porsi all'incrocio tra un interno ed un esterno mai completamente separabili. Penso alla superficie e penso soprattutto ad un testo che per me è stato particolarmente importante. Prima Silvano mi faceva anche qualche domanda rispetto alla mia formazione. Mi sono specializzata soprattutto su Merleau-Ponty, ma un altro testo che io trovo molto importante in questo senso è un testo di Portman che è La forma degli animali.
nel quale c'è effettivamente un vero e proprio elogio diciamo, della superficie del corpo, del modo in cui il corpo si presenta. Proprio da questo testo traggo anche l'esergo della sezione sul corpo, nel quale appunto cito questa frase di Portman: non faremo come quei cercatori di tesori che credono che le cose di maggior pregio si trovino sempre e soltanto a oscure profondità. E mi sembra un punto importante perché credo, prima quando dicevo che per quanto tutti ci diciamo in qualche modo anticartesiani rispetto alla questione del corpo, però poi è facile cadere ancora in questa atmosfera cartesiana di una distinzione interno-esterno, mi viene in mente per esempio la priorità che viene data nella lettura. Per esempio, nell'importanza degli organi interni, per esempio, quando se noi immaginiamo il valore che noi attribuiamo a una radiografia, spesso nel senso comune, questo è maggiore del valore del comportamento stesso di un paziente, per esempio. Naturalmente non mi riferisco alla pratica medica in quanto tale, ma soprattutto ad una narrazione fuorviante che l'accompagna molto, molto spesso. Mi sembra che la tendenza sia nella spiegazione soprattutto della questione del vivente, appunto della corporeità, ma anche appunto più in generale della questione della vita, che la tendenza dominante, la nostra tentazione di moderni, tutto sommato, sia quella di rivolgerci o ad una macrodimensione per spiegare i fenomeni, e così per esempio quando parliamo del corteggiamento animale siamo portati a spiegarlo con la necessità della specie di andare avanti, di riprodursi in quanto specie, oppure a livello di una microdimensione, cioè allo stesso modo siamo portati a, ci sembra legittima e ci sembra scientifica, una spiegazione del corteggiamento animale, che fa dell'istinto all'accoppiamento la conseguenza di un certo assetto ormonale, per esempio, di una certa configurazione ormonale. Quello che mi sembra sia veramente il punto cieco della nostra lettura della vita e del corpo è appunto questa dimensione di mezzo, la dimensione dell'espressione, la dimensione della superficie. Mi sembra proprio che ci sia quasi un tabù del corpo visibile. Siamo sempre a caccia di una spiegazione che sia o riconducibile alla biologia in senso stretto, oppure riconducibile a dei grandi processi filogenetici. Quindi difficilmente invece sappiamo relazionarci e sappiamo parlare di questa dimensione di mezzo, di questa dimensione del corpo, nella sua singolarità, del corpo visibile, nei suoi aspetti di superficie. E ritengo che si tratti proprio quasi di un tabù che è presente nel discorso e che anche appunto nel senso comune, in tanti discorsi sul corpo, anche relativi per esempio alla questione del genere, a tante questioni che oggi sono, diciamo, animano anche tanti dibattiti filosofici e non, e che però secondo me continuano a peccare di questa mancanza. Come si lega poi questo discorso alla questione della terra? Nella genesi di questo libro ha avuto un'assoluta centralità la storia di crescente importanza che il manoscritto di Husserl sul rovesciamento della dottrina copernicana nella corrente visione del mondo ha appunto proprio per Merleau-Ponty, che è l'autore su cui io appunto mi sono specializzata e che fa da riferimento a tutto questo libro. Diciamo che il libro cerca di, nel sottotitolo io scrivo a partire da Merleau-Ponty e cerco effettivamente di mantenere questa promessa nel testo, nel senso che è un testo che poi cerca di mettere insieme anche esperienze diverse che non siano appunto soltanto quella merleau-pontiana, non è un libro filologico su Merleau-Ponty, però è vero che la presenza di Merleau-Ponty è assolutamente importante perché è centrale, perché è appunto l'autore sul quale mi sono formata. Dicevo appunto che però al di là dell'aspetto filologico di questo rapporto tra Merleau-Ponty e questo testo di Husserl, che Merleau-Ponty ha occasione di leggere quando è ancora
inedito. Ciò che mi interessa sono, diciamo, ciò che mi interessa è la proposta fondamentale di questo inedito di Husserl, e cioè l'idea che corpo e terra siano state nel pensiero moderno oggetto di uno stesso processo filosofico, di una stessa mossa filosofica, quella di una loro oggettivazione, di una loro trasformazione in oggetti. Da un lato, quindi, il corpo ha perso la sua, diciamo, spiegazioni soddisfacenti sul corpo, descrizioni soddisfacenti sul corpo sono state considerate quelle che lo trattavano come un oggetto, quindi come, anche come una macchina, se vogliamo. E dall'altro lato, forse questa è diciamo, una considerazione ancora più importante, la terra ha perso quel suo valore di suolo per assumere il senso di appunto di un corpo celeste tra gli altri. È un passaggio importante che è anche rispetto al quale bisogna ricordare, secondo me, almeno un altro testo, che è questo testo bellissimo di Coiré, che è Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione, nel quale appunto Coiré ricostruisce proprio come si sia passati, non a caso le parole che usa sono mondo da un lato ed universo dall'altro, no? Intendendo con il primo il mondo vissuto, il mondo abitato, e diciamo riempito anche il suo senso di relazione, di uso con il soggetto, e dall'altro lato appunto l'esito della rivoluzione scientifica principalmente, che è la trasformazione di questo mondo in universo, quindi anche in particolare rispetto al pianeta Terra, della Terra come nostra casa in un pianeta tra gli altri, in un corpo celeste tra gli altri. Ciò che sostiene Husserl e con lui Merleau-Ponty anche è che però effettivamente a livello esistenziale, a livello fenomenologico, questa trasformazione non si dà mai come completa, non è mai possibile. Non è possibile perché appunto noi siamo immersi in questa terra e la nostra voce, il nostro pensiero si fa sempre all'interno di un corpo, a partire da un corpo. Per cui un decentramento totale dal corpo proprio o dalla terra in quanto suolo non è mai del tutto possibile. Diciamo che ha un valore nominale, un valore astrattivo, ma non ha mai un'effettiva presa a livello di esistenza. Ora, rivendicare l'essere suolo del nostro pianeta, l'essere suolo della terra, e la nostra centralità in quanto soggettività che si esprimono in dei corpi, ci permette anche di relazionarci, per esempio, a mio modo di vedere, alla crisi ambientale, alla crisi climatica che stiamo attraversando, senza cadere né in un catastrofismo che vorrebbe includere nei nostri timori della fine la natura tutta, la terra tutta, cosa che ovviamente non è sostenibile. Né dall'altro lato, però, ciò significa produrre una lettura che sia completamente relativistica. Ecco, un punto che a me interessa molto è proprio questo, cioè il tentativo che io faccio di lettura di questi temi, un tentativo, e anche della soggettività stessa, è un tentativo che non è né universalizzante, né però dall'altro lato relativista. Bisogna, cioè, a mio modo di vedere, riconoscere anche con questi autori, appunto, che ho citato, che un decentramento totale della soggettività non è mai possibile. E proprio riconoscere che questo decentramento non è mai possibile, è, a mio modo di vedere, l'unica strada, l'unico modo, per aprirci ad un fuori, a ciò che non siamo noi stessi. Cioè, è proprio riconoscendo che io sono per me sempre e necessariamente il mio centro, e che la terra che io abito è sempre il pianeta che io abito, non può essere per me un pianeta tra gli altri. È proprio questo in realtà che mi permette di comprendere come un altro pianeta possa essere abitato, per esempio, ma anche più, diciamo, in modo più concreto,
mi permette di comprendere l'alterità dell'altro, il suo essere centro per se stesso e ciò, a mio modo di vedere, ha anche delle implicazioni politiche importanti, etico-politiche importanti. Mi sembra cioè che da questo, come dire, questa centralità che non abbandona mai se stessa è però anche la condizione del riconoscimento del fatto che anche l'altro è centro per se stesso. Questi, diciamo, l'articolazione tra questi due temi, il corpo e la terra, come dicevo, è fornita da, da due idee che poi sono al centro delle ultime due sezioni del libro. Una è quella di gioco e l'ultima è quella di essere, che altro non è che una traduzione in termini ontologici del discorso che ho fatto e che il libro porta avanti. È proprio nel rapporto tra il corpo e la terra, nel rapporto di noi in quanto soggettività sempre corporee, stavo per dire incarnate, ma io sono un po' diffidente verso l'espressione incarnate, perché non c'è niente che debba incarnarsi. Quindi non c'è un prima, qualcosa che preceda l'incarnazione. Quindi dicevo, il nostro essere soggettività corporali, e il nostro essere in relazione con la terra, questa relazione appunto può essere, secondo me, letta attraverso la lente del gioco. Possiamo cioè vedere corpo e terra come, o comunque la soggettività, il suo mondo, il vivente e la sua umwelt, come in un rapporto di continuo gioco, di continuo scambio, che è in parte libero, in parte risponde ad una serie di regole. È qui che entra in campo l'idea di Spirraum, appunto, che è uno dei temi, uno dei concetti del libro che, insomma, che sorreggono un po' la mia proposta, cioè l'idea di un campo da gioco, di un orizzonte di senso all'interno del quale il soggetto umano, ma anche non umano, si esprime, diciamo, e vive intrattenendo un continuo, nutrendosi continuamente di una relazione con gli altri e con l'ambiente stesso. Perché il gioco in quanto è proprio quella funzione nella quale interno ed esterno sono in una reciprocità, in un rispecchiamento, in un mutuo rispecchiamento, e in cui soprattutto c'è questa doppia, come dire, questa doppia istanza di libertà da un lato e di determinazione dall'altro. Quindi, diciamo, il campo da gioco dobbiamo immaginarlo come uno spazio nel quale la libertà è quella di un meccanismo, diciamo, di un elemento all'interno di un meccanismo, come comunemente in italiano, ma non solo in italiano, diciamo che qualcosa a gioco, cioè ha un margine di libertà limitata. Tutto questo discorso, diciamo, trova una sua traduzione in senso più strettamente filosofico in un discorso sull'essere, appunto. Questo titolo un po', diciamo, anche troppo ambizioso, che è il titolo dell'ultima lezione, appunto, Essere, fa riferimento proprio a questo, cioè alla possibile lettura in chiave ontologica di una serie di proposte che nel corso dei primi, almeno dei primi due, delle prime due sezioni, ho fatto sul piano che è fenomenologico, possiamo dire anche epistemologico per certi aspetti. Di quest'ultima sezione mi piacerebbe ricordare due o tre aspetti, diciamo, che per me sono particolarmente importanti. Il primo è la presenza di un discorso sulla normatività. In parte penso sia già un po' venuto fuori da quello che ho detto, quando facevo riferimento al fatto che la mia concezione del corpo e la proposta che faccio, e che credo sia anche presente negli autori che ho citato,
non va nella direzione di un'universalizzazione, di un universalismo, né nella direzione di un relativismo, mi riferivo appunto ad un tipo di normatività che non precede gli eventi, ma che emerge dagli eventi stessi. Quindi, in qualche modo, le occorrenze singole, il modo di essere e di esprimersi dei singoli corpi, non è assolutamente libero, certamente, ma non è neppure soggetto a delle leggi che siano completamente precedenti, almeno che siano ontologicamente precedenti, no? Mi sembra cioè che lo schema che dobbiamo avere in mente quando pensiamo a quest'idea di normatività in campo biologico, ma non soltanto, è lo schema di una normatività morbida, diciamo, che emerge dalle occorrenze singole, emerge dagli eventi singoli. E questo schema, secondo me, è da tenere presente anche quando si parla, per esempio, delle scienze fisiche. Quando pensiamo, per esempio, alla forza di gravità, io credo che dobbiamo sempre ricordare che la forza di gravità non è tanto la legge per la quale se lascio questa penna cadrà sul mio tavolo o per la quale i pianeti girano intorno al Sole, ma bisogna dire piuttosto il contrario, che il fatto che i pianeti girino intorno al Sole o che la mia penna cada, se la lascio, è ciò che noi descriviamo con questa espressione, con l'espressione appunto gravità. Quindi sostanzialmente, questo ovviamente è banalissimo, perché la scienza è vero che deve, per essere una buona scienza, deve avere anche una capacità di previsione, però non dobbiamo dimenticarci che questa capacità di previsione ci è data, è una possibilità che ci è data dall'osservazione di qualcosa che è avvenuto prima. Quindi, in qualche modo, la legge emerge a posteriori, emerge dalle occorrenze singole. Quindi, non sono i pianeti a conoscere la gravità, siamo noi a descrivere come gravità il comportamento dei pianeti. E ovviamente questo modello comporta delle conseguenze anche per ciò che possiamo definire natura umana. Quindi, o meglio, possiamo porci la questione se la natura umana a questo punto sia definibile oppure no. Io credo che lo sia e non lo sia, nel senso che le definizioni di natura umana che possiamo dare ci proverranno a questo punto. Dalla dimensione storica dell'umano, quindi dalle occorrenze storiche che ci permettono poi effettivamente di far emergere, anzi che fanno emergere delle ricorrenze, una struttura che possiamo in qualche modo assimilare ad una definizione di natura umana. Merleau-Ponty parla di un principio di indeterminazione della natura umana e un principio di indeterminazione della vita umana in particolare, e sembrerebbe un riferimento abbastanza classico, nel senso che questa idea di indeterminazione rispetto all'uomo sembra un po' ricordare anche quella, diciamo, quell'idea dell'uomo come animale mancante che era uno dei capisaldi, diciamo, dell'umanesimo. Quest'idea dell'uomo mancante come proprio in quanto mancante, aperto a ogni possibilità, aperto al libero arbitrio, eccetera. Qui però il discorso è un po' diverso, cioè questa idea di indeterminazione non è un'idea, in senso stretto umanistica, quindi non è un'idea di, un'affermazione della totale libertà dell'uomo, della, totale possibilità di espressione, di arbitrio, da parte dell'uomo, ma è piuttosto un tentativo di mettere insieme contingenza e necessità. Quindi se diciamo, il passato in qualche modo ci determina sempre, e quindi non siamo, essendo storici, non possiamo essere assolutamente diciamo, portatori di una libertà totale come quella proposta, affermata dal modello che ho detto, dal modello dell'uomo animale mancante, diciamo,
Allo stesso tempo, però, l'idea di gioco ci porta a riconoscere sempre un margine di libertà. Quest'idea anche di normatività che si fa a posteriori, che si riconosce a posteriori, ci permette di tenere insieme le due cose, quindi de una determinazione che è soltanto parziale e dall'altro lato un margine di libertà che è importante, che se vogliamo è anche il terreno della nostra responsabilità. Quindi, diciamo, per tornare alla questione della natura umana, possiamo dire che la natura umana si esprime in ciascuno di noi, quindi nelle sue occorrenze trova anche la propria formazione, e per cui ciascun essere umano concorre alla definizione di natura umana, di ciò che la natura umana è. Sostenere questo significa, a mio modo di vedere, sostenere quella che ho definito un'etica della contingenza, è proprio il titolo di uno dei capitoli di questo libro. Ovvero, per quanto il passato sia entrato nel dominio del necessario, proprio in quanto il passato ormai ha assunto una sua propria forma, allo stesso tempo, quindi per quanto noi siamo determinati da qualcosa che ci precede, che ci spinge in una direzione o in un'altra, allo stesso tempo però ogni nostra esperienza ed espressione, anche il passato stesso a suo tempo, si fa all'incrocio di qualcosa che è determinato e di questo margine di libertà. Questo è proprio a mio modo di vedere, appunto, l'importanza di questo concetto di Spielraum. Io mi fermerei qui se siete d'accordo e magari ascolto le vostre sollecitazioni ed eventuali domande. Silvano, il microfono spento, non ti sentiamo. Ora mi sentite? Ok. Ciao, devo dire che con una presentazione così chiara potrei essere un software piuttosto che un coordinatore e andrei in automatico. Però prima di farti qualche domanda, vorrei sentire Miriam, che all'inizio è riuscito a percepire qualcosa che mi sembrava oggettivamente interessante, ma la connessione purtroppo non era, diciamo, all'altezza dell'esposizione. Quindi chiederei gentilmente a Miriam di riprovare, grazie. Va meglio ora? Ok, perfetto. Allora, cercherò di essere un pochino più breve anche per recuperare un po' il tempo perso, il tempo tolto, e però volevo innanzitutto anche ricollegarmi ad una questione che aveva sottolineato, insomma, si è sottolineato anche già all'inizio dell'introduzione, per il fatto che devo dire che questo testo mi aveva colpito anche per la struttura, che infatti è stata, insomma, più volte ricordata come aforistica, come di fatto è un po' stratificata, e a me sembra che ci sia in questo testo l'opera comunque di un bricolore piuttosto che di un ingegnere, cioè è comunque un'opera artigianale per il fatto che lascia appunto dei margini di gioco, cioè lascia alcuni margini di immaginazione e di rielaborazione direi poi merleau-pontiani che sono originali. Quindi è stato proprio per questo fu anche, insomma, è stato anche importante nella mia formazione, quindi anche appunto per le tematiche. Però ecco, poi entrando nelle tematiche specificamente, ecco, del testo, insomma, mi muoverei anche percorrendo poi il percorso che ha fatto anche la stessa Prisca, insomma, anche sulla linea del testo, e quindi tratterei di corpo, tratterei di terra, e le ultime due parti, quindi gli ultimi due capitoli, che sono poi quelli più che tirano un po' le somme, quindi quello del gioco e quello dell'est, li tratterei insieme perché credo che poi aprano entrambi ad un piano specificamente ontologico e specificamente poi epistemologico, che saranno appunto quello dello Spielraum, dello spazio di gioco e anche di alcune tematiche di libertà che sono diverse da appunto da un tipo di libertà, un tipo anche di ontologia che corrisponde invece a un paradigma appunto più cartesiano e se non vogliamo dare la colpa solamente a Cartesio, o comunque ad una età moderna, ecco. Per quanto riguarda in particolare il tema del corpo, sorvolerei sulle premesse, diciamo,
diciamo, di base, ecco, nel senso che il fatto che un certo Cartesio, una certa lettura di Cartesio, una certa, appunto, modernità, hanno creato un soggetto non ecologico, cioè un soggetto prometeico, un soggetto sospettoso verso la sensibilità in primis e probabilmente anche un soggetto antropocentrico, ecco. Ma mi soffermerei appunto su questo sospetto che credo abbia un po' Cartesio verso la sensibilità, verso quello che è terrestre, e per questo poi appunto il tema del corpo si ricollega tranquillamente anche a quello della terra, nel senso che ad esempio farei riferimento a quel passo che credo sia celebre anche delle meditazioni metafisiche di Cartesio, dove Cartesio, osservando la finestra degli uomini che vede passare, non riesce a fidarsi del fatto che siano effettivamente degli esseri umani in carne ed ossa, e non piuttosto magari dei manichini con un cappello e un cappotto. Ecco, Merleau-Ponty in realtà risponderebbe che il mondo è ciò che io vedo. Cioè, il problema che si crea Cartesio è probabilmente un falso problema. E per cercare di risolvere questo falso problema potremmo presentare un'alternativa. Un'alternativa che è quella di un corpo fatto di carne. Ecco, infatti non incarnato, ma già costituito di carne. E questo significa non esente dalla fluidità della vita. Cioè, il sospetto che ha Cartesio è un sospetto Cartesio. Ripeto, Cartesio un po' come capro espiatorio, è un sospetto verso un mondo della vita che però in realtà è inevitabile. Cioè il mondo della vita, il mondo di ciò che è terrestre è inevitabile, e in quanto lo pensiamo poi connesso ad un corpo fatto di carne, quindi non fatto di ingranaggi, non, chiaramente ecco anche la concezione meccanicistica come si può anche un po' raggirare, nel senso che se consideriamo quindi un corpo fatto di carne, non esente quindi dalla fluidità del mondo della vita, la vita ci appare come poco riconducibile ad un volto solo, ad una sola forma di vita. Cioè, la vita, il mondo della vita, il mondo del vivente, dell'organismo, del corpo, quindi anche quello che pertiene poi a un problema conoscitivo, cioè perché poi torniamo sempre su un piano conoscitivo, è fluido. E quindi la vita è piuttosto che fissità, è piuttosto uno scivolamento tra superfici, è uno scivolamento tra volti, tra varie forme di vita. E credo che questo, e questo è un po' un primo diciamo, punto focale che vorrei sottolineare, è questo problema di identità, cioè, e credo abbia anche delle tematiche, cioè delle implicazioni politiche importanti, anche attuali, cioè c'è una fluidità dell'identità che è connessa al corpo. Non c'è un distacco tra, appunto, tra vita, tra corpo e identità. E però questo tema che mi collega subito al secondo tema, quello della terra. E lo riassumerei in realtà questa problematica con una formula di Prisca, una formula insomma, credo molto evocativa nel testo, che è il peccato originale della filosofia. Cioè, questo sospetto forse di Cartesio e della modernità nei confronti di questa sensibilità, nei confronti del mondo della vita, è un peccato originale, diciamo. È stato un rovesciamento, infatti ecco il rovesciamento della dottrina copernicana di Husserl. E per provare ecco, a redimersi da questo peccato, occorre provare ad essere anticopernicani. Mi spiego, non è un pre-copernicanesimo chiaramente scientifico, ma appunto, come sottolinea l'autrice, è un anticopernicanesimo di tipo filosofico che cerca di provare a proporre un'alternativa a visioni esclusivamente di sorvolo e quindi provare ad ancorarsi, con un'altra espressione, all'arca terra. E quindi mi ricollego molto anche al discorso che ha fatto Prisca, nel senso che pensare ecologicamente significa pensare, oltre che radicati in un corpo che è con i piedi per terra. Cioè è di fatto un corpo che si erge su un suolo. E le visioni di sorvolo che non fanno altro insomma che restituire una visione sicuramente ordinata, sicuramente più lineare, non possono bastare perché non restituiscono poi la frammentarietà e la fragilità e la fluidità del mondo della vita. Quindi pensare ecologicamente potrebbe significare quindi essere anticopernicani, provare a pensarci anticopernicani, e un'altra risultante, diciamo, che credo sia anche un altro problema, cioè pensare ecologicamente credo significhi anche riconoscere che non è
possibile comprendere l'essere umano senza rendere conto di quella massa di viscosità, di porosità, di non riconducibilità ad un ordine che porta con sé. E quindi provare a pensare altrimenti, provare a pensare la superficie e la terra appunto come suolo, il corpo come tramite, e l'animale quindi anche come un essere vivente e non come una macchina, ecco. Il problema però che vorrei evidenziare qui è se così, cioè se pensando a così non si venga a creare una forma di animismo, cioè si potrebbe criticare in realtà che restituire una forma di anticopernicanesimo e restituire una forma anche di, cioè meglio provare a pensare in termini non esclusivamente causali, non è per caso ecco, un abbandono, un certo animismo. In realtà si potrebbe obiettare sin da subito che in realtà l'animismo probabilmente non è questo male radicale, nel senso che l'animismo pertiene l'arte, pertiene anche i bambini, pertiene il gioco dei bambini, cioè i bambini hanno una capacità specifica di restare in un orizzonte animistico per il fatto che inventano giochi, per il fatto che riescono anche a fuoriuscire anche dalle regole dei giochi, o ad esempio anche per il fatto che creano anche amici immaginari, cioè sono tutte tematiche che in realtà appartengono già al mondo della vita, quindi mi chiedo se si possa parlare di animismo e quanto sia in realtà accettabile parlarne di fatto in questo orizzonte. E allora, questo poi in realtà mi ricollega a l'ultima due tematiche che appunto tratterei come connesse, che sono appunto gioco ed essere, e ancora una volta le riassumerei una formula dell'autrice, che è lo scandalo biologico dell'allegrezza. Cioè, c'è uno scandalo nello scoprire che la vita non sempre risponde a logiche di sopravvivenza e di utilità. E questo è proprio un capitolo appunto del testo che discutiamo questa sera, dove ci sono anche alcuni esempi molto, molto evocativi, che sono ad esempio il canto degli uccelli, oppure la capacità di alcuni scimpanzé di giocare con la sabbia, quindi ad esempio di utilizzare la sabbia una volta come uno strumento di tecnico, di fatto, e un'altra volta come uno strumento di gioco, ecco. Oppure se possiamo pensare anche a un esempio che sicuramente è chiaro a tutti, che è la coda del pavone. Cioè la coda del pavone da un punto di vista evolutivo è assolutamente inutile, e anzi probabilmente è una forma di scomodità per l'animale, ma il punto è che non l'ha abbandonata. Cioè, se fosse stata così inutile ecco, alla vita del pavone, un processo evolutivo l'avrebbe abbandonata. Ma il punto è che non si risponde solamente alla logica di utilità. Cioè, c'è anche una logica di bellezza e di fuoriuscita appunto da tematiche di sopravvivenza che, a quanto pare, pertiene inevitabilmente anche al mondo della natura, al mondo della vita. Ecco. E parlare però ecco di gioco significa poi sfociare anche, che appunto è il gioco dei bambini, che è il gioco degli animali, che è il canto appunto degli uccelli, e che è il campo di gioco, significa diciamo arrivare in un orizzonte di essere molto particolare, cioè significa provare a pensare l'essere come una forma non compatta, come costituito da zone d'ombra e da debolezze e da pori di cui dobbiamo rendere conto. E quindi mi chiedo se non sia probabilmente più efficace porre accanto ad un procedimento dialettico un procedimento anche circolare di pensiero, e quindi una filosofia indiretta, e quindi considerare anche il chiasma merleau-pontiano anche come una forma di superamento tra quella contrapposizione un po', diciamo, tipica tra essere o nulla, o tra positivo e negativo, tra soggetto in positivo e tra oggetto passivo. Cioè non è possibile risolversi verso una delle due stanze di volta in volta in gioco, no? Occorre stare in superficie, di fatto, cioè, riprendendo anche un po' il discorso che faceva Prisca, e non è possibile, anche ricollegandomi al discorso sull'identità, non è possibile anche ecco, adottare una sola forma di vita fissa, una sola identità fissa, cioè una viscosità, cioè uno scivolamento continuo tra superficie, tra le varie stanze in gioco di cui occorre rendere conto, ecco. Vorrei aggiungere poi alcuni spunti che credo sfocino anche un po' più
nel campo politico, che in parte ha già toccato anche Pisca, che sono il discorso sulla libertà e il discorso anche sull'attività. Allora, il discorso sulla libertà credo sia estremamente connesso a quello del gioco, perché la libertà che noi troviamo in un'ottica, in un pensiero terrestre, che noi troviamo in uno spielraum, quindi in uno spazio di gioco, è una libertà vincolata, dove il vincolo non è appunto il fattore che ostacola il soggetto nella sua libertà, ma è il fattore che permette la libertà del soggetto. Cioè, si è liberi non malgrado il vincolo, ma grazie al vincolo, perché attraverso il vincolo ci si può si può avere un fondo di determinato, un fondo appunto di storia di passato, su cui però è necessario installarsi e su cui è necessario poi reinventare e appunto giocare appunto con questo margine di gioco e di immaginazione che si deve conservare. E quindi provare a pensare a una libertà vincolata significa provare a pensare anche a uno spazio morale, uno spazio etico, uno spazio politico costituito da regole che non sono appunto limiti, che non sono vincoli in senso impositivo, in senso limitativo, ma che sono vincoli positivi, cioè che sono vincoli che proprio in quanto tali permettono un movimento e permettono una vita. Ecco, cioè, anche se pensiamo solamente al gioco, il gioco è particolare proprio in questo, per il fatto che il gioco ha delle regole, cioè il gioco è tale in quanto possiede delle regole e poi inventa, immagina, crea un margine di malleabilità intorno a queste regole. Ecco. E poi il tema dell'attività credo sia connesso anche alla corporalità, per il fatto che se non pensiamo, ecco, il corpo di noi come soggetti, un corpo dell'essere umano, ma anche il corpo in genere, insomma, se non lo pensiamo come costituito da una carne, e quando parlo di carne parlo appunto di una sostanza vivente e in quanto vivente costituente il mondo della natura in toto, quindi è la carne di Merleau-Ponty che non è solo nostra, non è solo dell'essere umano, ma è anche dell'animale e anche della natura. Cioè, se noi non pensiamo, se non ci pensiamo come costituita questo tipo di carne, mi chiedo come ci si possa rendere disponibile la verità. Cioè, se non ci pensiamo appunto come già ibridi con la natura, come sia possibile poi proseguire, ecco, anche in una strada poi ecologica e fenomenologica. Ecco. E per il momento io mi fermerei qui e lascerei la parola a Silvano e a Pisca. Grazie. Ok, prima di tutto ti ringrazio. Alla fine ce l'abbiamo fatta a sentirci, no? Santa connessione una mano ce l'ha data, e questo è un aspetto molto importante. Io girerei le considerazioni di Miriam a Pisca, e ovviamente farò alcune brevi considerazioni, lasciando poi all'autore, anzi in questo caso all'autrice, permettimi la gaffe da questo punto di vista qui, l'onere e l'onore di chiudere lo streaming di oggi. Quindi faccio alcune brevi considerazioni, alcune presenti già nel discorso di Miriam, però che per quanto mi riguarda trovo centrate sia nell'esposizione tua che l'ho trovate sia nell'esposizione tua che nell'esposizione di Miriam. Primissima questione fondamentale, a mio avviso, è l'impatto etico e formativo di questo testo. Io, se devo leggerlo dal punto di vista filosofico-politico, come sia te che Miriam avete fatto degli accenni, questo testo lo trovo estremamente utile dal punto di vista etico, cioè pone degli elementi di regolazione senza le quali la politica non può essere definita come tale, sia per quanto riguarda il corpo, sia per quanto riguarda il concetto di terra, e poi per quanto riguarda l'aspetto strettamente cognitivo. Quindi questo è un aspetto che considero come centrale. Seconda questione, per quanto riguarda il corpo, sempre sia dal punto di vista antropologico che filosofico-politico, è evidente
che la nozione di divisibilità del corpo pone sia una questione evidentemente emancipatrice, anche dal punto di vista della pensabilità del corpo, sia anche di lettura di quello che è un terreno dell'omne conflittualità, che è esattamente quello della visibilità del corpo. Quindi è un aspetto, come si potrebbe dire, che richiama a una dimensione etica rispetto a un terreno, quello della visibilità del corpo, che sembra più, come si potrebbe dire, un tema strettamente filosofico. Non è così. Anzi, da questo punto di vista, come si dice in un altro linguaggio, è potentemente politico. Per quanto riguarda la dimensione del gioco, c'era un aspetto che ritenevo importante, era emerso anche nel commento di Miriam, è il rapporto che gli antropologi, diciamo, britannici chiamano tra game e play. Ovvero sia, c'è una dimensione di game, cioè di gioco libera da regole, troviamo in molti autori che hanno letto in maniera positiva Huizinga, per cui la società è tale, ha un equilibrio, anche se poi parlare di equilibrio sociale è un terreno molto scivoloso, per certi versi anche molto pericoloso quando si usa spesso il concetto di innovazione, però sostanzialmente una società anche dal punto di vista dei conflitti dell'innovazione è equilibrata. Nel momento in quale contiene una dimensione del gioco, del game, non codificata dal play, che poi non è solamente il gioco agonistico in senso sportivo, ma è anche poi quella reificazione del gioco che rende, come si potrebbe dire, il legame sociale, paradossalmente più disgregato. Quindi, a mio avviso, ci sono questi aspetti, che emergono da un confronto con la lettura del tuo testo, e quindi io ti chiederei di commentare ciò che ha detto Miriam, per quanto possibile, ripeto, per quanto possibile, perché la cosa per noi più importante è il vostro dialogo. Le nostre considerazioni servono solo così di supporto al dialogo, e poi faccio un brevissimo saluto per tutti e ci rivediamo poi nella camera oscura per i saluti. Ti ringrazio veramente della partecipazione e ti passo la parola. Grazie Silvano e grazie Miriam per questa ricostruzione molto puntuale delle mie intenzioni che ho trovato molto rispondente alla proposta che da parte mia intendo fare con questo libro. Parto allora dalla questione dell'animismo che Miriam proponeva. Miriam diceva forse in qualche modo produrre un discorso anticopernicano e porsi in una distanza rispetto alla diffidenza per la percezione di Cartesio significa in qualche modo stare dalla parte dell'animismo, affermare una forma di animismo. E già Miriam avvertiva come questa questione non debba essere necessariamente una questione negativa, diciamo, non debba necessariamente tradursi in un errore di lettura. Effettivamente c'è qualcosa in questo riferimento che Miriam fa all'animismo che mi convince anche. Ovviamente bisogna definire in quali termini, lei già in parte lo suggeriva. Quando faceva riferimento al gioco dei bambini, per esempio. E a me è venuto in mente un testo di Rilke che io cito anche in un capitolo dedicato alle bambole nel testo, in cui Rilke si dialoga proprio con una bambola, si rivolge direttamente alla bambola e scrive quando è che succede che noi ti vediamo nella tua materialità? Non succede quasi mai perché la bambola è sempre investita di qualcosa di più che la sua materialità, di un valore che non è soltanto, io non definirei simbolico, ma proprio in senso stretto espressivo. E Rilke dice: ti vediamo nella tua materialità quando cadi a terra e ti rompi. Secondo me questa è una. Questa espressione di Rilke che è particolarmente felice in una
narrazione del valore espressivo della bambola può essere però applicata anche a tutto il reale in qualche modo. Nel senso che noi con il reale, con l'ambiente, col mondo con cui intratteniamo dei rapporti, non ci troviamo mai di fronte ad una pura materialità. C'è sempre qualcosa di più, c'è sempre una potenza espressiva nelle cose, negli ambienti, negli oggetti e nello spazio stesso, appunto. È proprio questo poi in qualche modo che rende la Terra un pianeta poi diverso dagli altri, no? Che non ci permette, come dicevo prima, di ridurre la Terra a un corpo celeste tra gli altri. È proprio questo valore, che è un valore affettivo e, ripeto, non è semplicemente un valore simbolico, ma proprio una, piuttosto direi, una funzione espressiva. In questo senso, ecco, questa questione dell'animismo, questa provocazione che Miriam faceva sull'animismo, è una provocazione che tutto sommato mi sento di accogliere in questo senso in cui l'ho posta adesso. Poi c'era la questione che lei sottolineava della tecnica, facendo riferimento anche alla tecnica del corpo, alla tecnica in qualche modo naturale, diciamo. Quindi all'inutilità, per esempio, e anche al margine di rischio che la coda del pavone comporta per il pavone, no? Lo rende più visibile, quindi lo espone anche di più al pericolo. E c'è, ripeto le parole appunto di Miriam, c'è una logica della bellezza però che sta al fondo di queste forme di espressione animale. Diciamo, sono d'accordo, ecco, su questa idea di una logica della bellezza. Era quello anche che sostenevo prima quando dicevo che noi abbiamo effettivamente sempre questo timore, forse appunto questo tabù di riferirci a quella dimensione di mezzo, alla dimensione di ciò che appare. E non è un caso che se noi pensiamo anche all'etimologia, no, della parola verità in greco, non all'etimologia, insomma, se pensiamo proprio alla parola verità in greco e a questa idea di aletheia, altro non è che uno svelare, un far uscire dalla dimenticanza qualcosa. Invece l'idea di verità che io cerco di proporre anche attraverso questi autori è un'idea di una logica che non è di svelamento di qualcosa che è dietro le apparenze, ma appunto di valorizzazione dell'apparenza stessa. Cerco di andare un po' veloce sulla questione della circolarità e del chiasma, che pure mi trova in chiusura Miriam. Certamente sì, il chiasma può essere considerato, il chiasma, questo termine di Merleau-Ponty, questa idea del tardo Merleau-Ponty può essere assolutamente considerata come una forma di superamento della dialettica, tant'è che effettivamente le pagine dedicate all'intreccio e al chiasma seguono quelle dedicate alla critica a Sartre, proprio a questo discorso del nulla e della libertà, insomma, c'è il discorso del pieno e del vuoto. Ecco, purtroppo vado un po' veloce su questo, però confermo appunto quanto diceva Miriam. Per venire invece ecco, cerco di mettere insieme poi due suggestioni che sono una di Miriam e una di Silvano, la questione da un lato di una filosofia dell'infanzia, di una valutazione, diciamo, di una ripercussione che questo tipo di discorso può avere sul piano formativo, sul piano di un'etica pedagogica, anche se vogliamo, e la questione dell'alterità, perché sono due questioni secondo me assolutamente legate. Cioè, da un lato, se dobbiamo pensare a che tipo di impianto pedagogico può essere solidale al tipo di proposta che io faccio, a me viene in mente Edgar Morin con questa sua insistenza sulla complessità. Un'osservazione che a me ha molto colpito di uno dei testi di Morin sulla scuola, quello il manifesto per cambiare l'educazione, questo è il sottotitolo, però adesso non mi viene in mente il titolo, comunque questo libretto di non tantissimi anni fa,
Il riferimento che Moran fa al fatto che spesso a scuola non sia pienamente presente al bambino, al ragazzo, che ciò che studia, per esempio, in chimica, altro non è che lo stesso insieme di entità e di oggetti che studia in biologia oppure in fisica, per esempio. È come se mancasse un po' nell'uso dell'insegnamento e nella pedagogia questa attenzione al mostrare come uno stesso oggetto possa essere affrontato da più parti e come queste diverse prospettive possano coesistere senza escludersi reciprocamente. Ma venendo invece alla questione dell'alterità, io credo che il problema dell'alterità possa essere molto fruttuosamente messo in dialogo con la questione dell'infanzia. E questo è proprio ciò che sto provando a studiare in questo momento, insomma, ultimamente, sempre tramite, ancora una volta, tramite anche una ripresa di Merleau-Ponty, in particolare della sua critica a Piaget. Merleau-Ponty critica Piaget rispetto alla questione proprio dell'egocentrismo del bambino, cioè per Piaget la maturazione altro non è che appunto un allontanamento da questo, una rinuncia a questo egocentrismo, un'apertura, quella che a Piaget sembra un'apertura agli altri, ma attenzione, non è tanto un'apertura agli altri in quanto singoli, ma è un'apertura all'oggettività, quindi proprio al disincarnato in qualche modo. E Merleau-Ponty sostiene, appunto, difende invece con forza l'approccio egocentrico del bambino, sostenendo che proprio in virtù di questo suo egocentrismo, fortissimo egocentrismo iniziale, che il bambino può comprendere l'altro, può porsi in relazione con l'altro. Non è quindi, non sono in antitesi, quindi riconoscimento dell'altro ed egocentrismo. Ciò che provavo a dire prima quando dicevo che ci sono tanti centri, che proprio il mio essere centro per me stessa mi permette di comprendere che anche un altro è centro a propria volta. E, tra l'altro, Merleau-Ponty fa riferimento a quei genitori che dicono al bambino ma pensi che tutto ruoti intorno a te, no? E, sostenendo che in realtà in qualche modo c'è del vero in questa affermazione, in questo approccio del bambino all'alterità così, appunto, così egocentrico. In questo, secondo me, ovviamente questo aspetto ha una traduzione su un piano etico che spero che possa essere già abbastanza evidente, perché cercherò di andare un po' più velocemente per concludere sulle altre suggestioni di Silvano, appunto quella sulla visibilità e sulla questione della conflittualità e la distinzione tra game e play. È chiaro che qui io ho insistito molto sulla questione, appunto, di una normatività possibile, quindi di una cornice nella quale non tutto è concesso. Prima Silvano faceva riferimento, appunto, anche a Huizinga, a questo testo di Huizinga, Homo Ludens, che getta sicuramente le basi per ogni discorso sul gioco che possiamo fare noi oggi. Ecco, un punto importante, secondo me, che va anche un po' oltre questa distinzione tra game e play che Huizinga mette in luce, è questo doppio rapporto di chiusura e apertura del gioco. Cioè il gioco, in qualsiasi modo esso si declini, che si tratti di rituale sacro, perché poi Huizinga ne fa del gioco una struttura che si ripropone in tutte le forme del vivere collettivo, del vivere comune, o che si tratti del teatro, che si tratti del gioco dei bambini, richiede una cornice, richiede quindi una chiusura. Allo stesso tempo richiede però anche un'apertura. E cerco con questo di andare anche sulla visibilità. Faccio l'esempio del hobby horse, per esempio, che per il bambino continua ad essere allo stesso tempo il manico di scopa che è effettivamente visibile e il cavallo che il manico di scopa esprime. Ripeto, sempre non in un rapporto semplicemente simbolico, ma proprio in un rapporto espressivo che non richiede mediazioni.
Io concluderei qui, Silvano, se sei d'accordo, così da non andare troppo oltre. Le vostre suggestioni sono state molto interessanti, quindi si potrebbe parlare ancora, però mi sentirei di aver toccato più o meno tutto quanto mi avete proposto, almeno a grandi linee. Allora, innanzitutto, prima di ringraziarvi, che poi faremo in privato nella Camera Oscura, saluto Baldo Fadini, che ci ha ricordato il testo di Morin, Insegnare a vivere. Che insomma, francamente, no, così abbiamo anche l'aspetto della completezza bibliografica. Ti dico veramente solamente una cosa in un secondo: nel play, cioè nel gioco codificato, ci sono elementi di game che fanno saltare le regole. Questo è un aspetto molto importante, cioè che rende dinamica la dimensione del play e non solamente edificante. Però qui invece dell'ora dell'aperitivo si farebbe anche l'after hour, quindi lasciamo perdere da questo punto di vista qui. Io ringrazio sia Miriam che Prisca, rigoroso ordine alfabetico, le saluterò nella camera oscura e vi saluto veramente tutti e vi ringrazio sinceramente per l'attenzione. Il prossimo appuntamento tra 2 settimane con Marco Checchi, che ovviamente pubblicizzeremo via Facebook. Di nuovo buona serata a tutti. Grazie, arrivederci.